live questo match. Ah, Falcon contro Snake è un bel match da vedere. Un bel match da vedere, non per Falcon, mi verrebbe da dire. Però comunque mi piace questa Final Destination. Guarda, guarda che bella. Ma perché tra l'altro hanno scelto... Di chi è stata la scelta in questo caso? Non lo so, però probabilmente è stata all'unisono perché... Abitante avrebbe sicuramente bannato Pokémon Stadium e quindi sarebbe andati su... Sì, sì, è giusto. Su Final e viceversa, quindi... Oh, molto bravo Abitante che se ne esce sempre con Out of Shield, con questa roba che a quanto pare entra. Sì, Out of Shield la pair di... la B di Falcon non è una mossa stupida. Però devi essere quasi sicuro di beccare il canto per canto perché fa che niente punibile. Certo, effettivamente ti mette in una situazione helpless. Sì. Mamma mia, che entrano in mezzo ai gab. Wow. Quella roba è assurda, effettivamente. Sì, è sicuramente tanta una, una delle potenze. Cioè, dentro alla giacca, una delle potenze di. Mamma mia, un tech. Snake, ovvero il fatto che non gliene sbatte delle combo. A mio parere, la miglior cosa che ha Snake. Perché granate frame 1 sono comodissime. È vero. Sì, scusate il silenzio, ma... Sì, no, stavamo vedendo una cosa un po' particolare, insomma. Non si ritrova un accendino, ritrova spariscono un accendino, le cose ai tornei. Falcon Kick, che ancora non è in grado di uccidere, anche le percentuali sono abbastanza alte. Ehi! Non connette. Oh, inizia a fare danno... Inizia a fare del danno Snake, o almeno Banana Joe. Snake è... Ma probabilmente il personaggio migliore per tirare su un sacco di danni sì, in poco tempo. Ma infatti secondo me una delle cose peggiori che possono succedere è stare in una situazione in cui lui è in vantaggio. Sì, esatto. Perché infatti, se ne sta dietro e chi se ne frega. Semplicemente è il guardando per un po'. Ha buildato 75% di danni, che è una marea, perché comunque per Snake è kill percentuale. Sì, volendo sì, E infatti già vedo che sta provando a far entrare qualche porcata con Uptilt, già lo vedo nel mood di farlo appunto. Oh, molto bravo lo catch al volo. Sì. L'attaccaccia è altissimo, quindi. Sì, è vero. Inizia, non entra. Ma perché oggi ce l'ha maledetto il Nair? Che gli è successo? Non, infatti, ma il Nair di Falcon in questo caso sarebbe dovuto entrare, semplicemente Abitante non si è traslato abbastanza in alto. Esatto. Mamma mia. Si fa esplodere. Si fa esplodere. È un kamikaze, banana. Attenzione. Oh, Abitante pericoloso. Non entra il ginocchione. No, non ce la fa. Attenzione, ma succede? Peccato. Mamma mia. Ma sono ancora entrambi vivi, come nessuno è possibile? Nessuno dei due è morto, la cosa è più che assurda. Tenta la kill di K4, ma se l'aspettava. Sì. Adesso attenzione. Purtroppo Captain Falcon in questi casi veramente soffre. Che apprende in che universo ha preso quel Backair. Soffre nel fare le kill Captain Falcon quando in queste situazioni. Contro Snake, il che è molto strano. Dipende quanto riesce a mandare bella read. E non è bella read, ma quanto no, sta? È troppo pesante Snake. Mamma mia. Sì, comunque dicevo, Snake muore a percentuali relativamente ridicole se tu riesci a spikearlo volendo. Molto bravo te. Up B sul normal get up. Lo raggiungo. Sì. L'utilizzo del mortaio, che è l'up smash, per creare questo muro che fa con chi ci soffre tanto. Sì, è vero. Ma diciamo che Falcon contro chiunque abbia dei proiettili comunque soffre molto. E soprattutto questi due giocatori si conoscono, di conseguenza ognuno conosce bene cosa farà l'altro, quindi è ancora più difficile per Abitante riuscire a lendare una combo magari che potrebbe essere utile tanto quanto gli serve. Però zitto 64%, 75%. Attenzione! Oh, molto bravo, cerca di riddarlo. Falcon kick qua viene punito il Falcon kick sullo scudo. Ma dove ha preso? Molto bravo. Da dietro. Sì. È okay, stato molto bravo. Ok, la read, ma non l'ha preso, ma dai. La read chi sta, ma l'hitbox lascia a desiderare, E vabbè. 1-0 per Banana Girl. Incredibile. Bandi Smashville e si va. Bandi Smashville. Grazie al cielo, andiamo su Battlefield. Vediamo un po', sicuramente questo torneo si protrarrà per parecchio con il fatto che abbiamo deciso di fare tutta la top 8 best of 5, che secondo me è giusto così. Ci sta, per le tempistiche particolari, però ci sta che almeno la top 8 sia best of 5, hai la possibilità di giocare meglio. Non dico
che la top of, la best of five ti salva contro una cap particolarmente svantaggiosa tipo. No, però effettivamente puoi sempre farci conto, cioè esatto. Parecchie volte succede che c'è un comeback spaventoso. In tutto da uno ciò, che invece mamma mia, abitante tenta la read sul roll. Mamma mia, oh molto bravo qui banana giù. Ma l'ha annullata, puoi farlo? Il mortaio? E il bazooka a terra, non so come si chiama. No, non l'ha annullato, semplicemente l'ha fatto partire ma non ha colpito. Non me lo ricordo fosse partito, cioè. Sì, è partito, ma dura effettivamente poco l'esplosione, l'animazione è piccola. E niente, in tutto ciò prima Abitante ha provato a fare down air knee che era true, ma non è riuscito a farla bene. E quindi non si è portata a casa la stock. Cavolo, peccato. Poi C4 cade sulla trappola. Che non so se l'aveva triggerato oppure semplicemente sono passati 30 secondi. Perché dopo un po' esplode, sì, non lo sapevo. Oh mamma mia! Sì, C4 di Snake dopo 30 secondi dal piazzamento esplode automaticamente. Capito. E sì, e quindi ogni tanto si vede niente che esplode in modo tipo casuale. I barili di, esatto, di Kong, insomma. Esattamente. 48% e tenta una read impossibile. Banana Joe adesso la stringa! La stringa! Nessuno lo ferma! Molto bravo Banana Joe. Ma gli ha fatto downer. Un 65%, infatti. Perché Snake è relativamente facile da mettere in combo se non riesce a tirare fuori granate o robe del genere. Perché ok, frame 1, ma alcune combo di Falcon sono true. Sì. Non è vero. Non dove questa, va? Ma. Bellissimo up B che tippa. Si tippa sul faccione di Snake. Questa down smash gli sta dando molto riguardo, Abitante. Sì, è effettivamente molto. Beh, è un ottimo. Oh, incredibile! Bellissimo! È un'ottima opzione, comunque, sì. Certo, che sembra tenere in considerazione che se non lo becchi muori. No, esplodi letteralmente. Mamma mia, nel C4, la seconda volta che tenta di morire per il C4. Attenzione, Nikita out, vai al recupero dall'altra parte. Non ho capito se voleva colpire il Nikita, sinceramente. Con la PV non puoi. E allora non so perché abbia fatto da quel verso. Secondo me ha panicato, esatto, e ha sbagliato il recupero. Anche se sinceramente penso che anche se non l'avesse sbagliato l'avrebbe colpito comunque. Comunque Snake comba davvero su tante cose. Ho appena visto quella roba della piattaforma. Cioè che lui ha tirato l'up smash più down tilt e il Captain Falcon è stato colpito. Sì, assolutamente. A leg Snake ha moltissime opzioni per Edgeguard, appunto. Sì, veramente troppe. Perché più che altro non sono opzioni singole, ma si contattano. Fa delle combo che funzionano. Esatto, in modo geniale. Che tenta nuovamente la read che avrebbe ucciso questa volta, rolla a sinistra. Cavolo, 100, mamma mia. 124 di Abitante che ancora non demorde. 112, ma non basta. No, Snake. Non basta. Abitante, il juggle potrebbe essere la chiusura della stock. Quanto. Il Becker! Eccolo qui! Chiude così! Sarebbe stato assurdo se ci fosse stata una partita breve, dovevano essere tutte al meglio di 5 e tutte al quinto match. Assolutamente. Se no non siamo contenti. Che vabbè, alla fine comunque siamo alle fasi finali. Per quanto best of 5. Si va su Town and City. Scelta da Banana Joe. Scelta da Banana Joe, beh certo, parecchie piattaforme, parecchio spazio libero. Il Nikita di Snake su Town and City o su Smashville a 80 ti ammazza. Per via delle piattaforme? Il Nikita off stage. Ok, ok. Per come infatti fatta la mappa, penso che quindi sia questo il motivo per cui ha scelto Town and City. Questa sì, deve essere veramente una buona pick, anche se so che la miglior pick in assoluto per Snake è Pokémon Stadium. Sì, secondo Banana Girl soprattutto è Pokémon Stadium, perché ha il soffitto relativamente basso e la lap tilt sopra una pedata ammazza 80. Poi dopo ci saranno, è anche abbastanza stretta, quindi. E questo è. In tutto ciò, Abitante si è preso 83 danni praticamente per colpa delle granate lasciate da Snake durante, durante forse il match. È vero. Comunque devo dire che secondo me non giova. Attenzione, non è true ancora. Non giova a voi Falcon Main il fatto di essere più ad un torneo. Perché uno fa una cosa epica e quello dopo dice posso farlo anch'io tutto questo hype va a finire in ni mancati. In ni mancati e grab che prendono da un chilometro di distanza come quello che ha preso. Esatto.
tipo adesso che può fare Captain Falcon? Non poteva fare niente. No, in quel caso niente. Poteva mesciare fortissimo, ma se fosse stato un po' più indietro si sarebbe preso l'up smash. Mamma mia, abbiante, che mix up. Bellissimo recupero, tenta il C4 qui Banana Joe, ovviamente, perché perché non farlo? Beh, certo. La Spike! Oh, molto bravo con la Spike. Tu l'hai chiamata prima ancora di vederla, cioè, ormai sì, l'occhio non ti inganna. Avevo il microfono davanti a Snake, però ero sicuro che avesse che sarebbe entrata quella Spike proprio. Attenzione! Ma cosa sta facendo? Banana Joe! Mamma mia! Che troll! È un entra così, l'ho provato due volte e va! Back air! Però abitante, ancora nel momentum? Sì. Non bisogna mai perdere il momentum con Falcon. Soprattutto contro Snake, per quanto pericoloso possa essere. È vero, devi comunque tenerti a distanza ravvicinata. Attenzione, tenta la smash. Fortunatamente non colpisce. Fortuna che non è facilissimo, esatto, prendere due frame con quel tempismo. Non è facile, però l'F smash di Snake ha una hitbox molto grande. È veramente grosso. Quindi becca bene sotto lo stage. Poi certo, i 2-3 frame li deve prendere, non c'è niente da fare. Granate ancora, e ancora granate. Non so se dire che è molto bravo Banana Joe in questo momento a tenersi a distanza o abitante ad evitare tutto, perché come ha fatto finora? Allora, io gioco molto con Banana Joe e a parte per stupidaggini veramente gravi, le granate le usa bene. E infatti, no! E infatti là che qua mi si è imputtato il fair off stage. Cavolo. Non c'è niente da fare, non c'era neanche il salto. Però non c'era proprio. Non ci voleva affatto una cosa del genere. Adesso no, assolutamente. Devi recuperare questa stock. Come farà up B che non va, non ho capito per quale ragione. Non l'ha preso e stavolta non chiude ancora. A pair? Allora, ma cos'era? Granata, guarda, mio Dio. Con una granata, un trade, un dash attack sta a 60. Mamma mia, che male. Snake mena. Snake fa un male, Snake boia. Un male. E non muore mai. Mamma. Incredibile, si rifiuta di morire. Categorica. Quanto c'è stato in aria? E si suicida. Ha errore di abitante. Ragazzi, cosa succede a questo match? Adesso 70%. La partita è molto close per Banana Joe. Sì, però dai. Abitante ci prova subito con le combo. Prova a far entrare queste combo, eccole. Molto bravo comunque a mix up, però ogni tanto la bidestra, perché vedo che coglie cioè alla sprovvista Banana Joe. Sì, è vero. La bidestra è una mossa abbastanza particolare, perché fatta sullo stage ha il suo perché. Io ho visto anche che copre le roll in alcuni casi, che è veramente utile. È vero, come copre cosa. Le roll. È più un move da tech chase, insomma. Sì. È molto forte. Esatto, cioè la mix up magari in mezzo a una combo. Sicuramente non è true, però. Non è true, però. Ti tieni quelle nel momento in cui comode. Esatto, leggi la distanza. Fosse entrato quell'ultimo calcio di downer, sarebbe morto abitante. E di nuovo. Auto shield, attenzione. Tenta di nuovo il recupero. Entra. Alto. Che è successo? Captain Falcon è volato in Nikita, che non colpisce. Adesso c'è una C4 in mezzo. 106 e 150 in quel percentuale. Mamma mia! Mamma mia! Ci aveva mamma provato! Mamma mia, la DIA, il Nikita out e viene colpito. Là non ci sarebbe comunque arrivato. Purtroppo non ci sarebbe comunque arrivato. Queste partite al cardio palma che ci regalano questi assolutamente. Due. Assolutamente. Sono veramente assurde. Sì. E vediamo se vedremo un cambio di pick. No, scherzavo. No. Il cambio loro due pick in questo caso secondo me è impossibile. No, loro due non lo farebbero mai. Poi loro mai. Due appunto. E chi sta la scelta dello stake da parte di abitante? Sì, che potrebbe questo giovargli un po'. Potrebbe giovargli un po'. Contro Snake non saprei qual è la cosa migliore, perché Snake può setappare anche in mappe relativamente pianeggianti senza. È vero. Senza. E in questo caso non mi viene purtroppo ha bisogno di. Ha scelto Town and City. Secondo noi perché stavo per dire appunto ha bisogno di piattaforme Captain Falcon. Sì. Se gli banni entrambi le Battlefield devi andare per forza su Town and City. È vero. Perché appunto Pokémon Stadium e Lega di Kalos sono ottimi per Banana Joe. Intanto pushiamo live. Pushiamo live. Non terrei in considerazione anche l'idea di andare in un Yoshi Story, semplicemente per il fatto che essendo curva la mappa e Banana Joe che mette sempre le granate soprattutto a ledge e stessa cosa con il C4, è possibile che il salto, seppur triggerando la granata, non ti colpisca l'esplosione. Quanto va deep! Ce l'hai il C4?
Oddio! Non teccia! Non teccia, ma ha comunque le bombe in nome, abbastanza bombe. Adesso abitante è partito con questo edge 4, ma era troppo in basso. Bravissimo abitante. Sì, questa è tutta la sua conoscenza di un matchup contro cui può pochissimo. Scudo ottimo per la bomba. Purtroppo non può continuare le combo. Cosa assurda a mio dire. No, con la granata di mezzo non puoi. Nikita out, non colpisce. Tenta la read sul left smash, ma purtroppo non entra. Oh, abitante, quanto è forte! In disadvantage comunque arriva violentissimo. No, assolutamente. Spike! E là era occasione d'oro in realtà. Sì, l'air dog e aveva paura. Ci schiatta nuovamente. Abbiamo quanto? 88% per Captain Falcon. Che poi sì, la scelta è anche giusta, perché in questa mappa, avendo il essendo bassa, è difficile che Snake riesca a recuperare una volta airdoggiato fuori dallo stake, perché non ha comunque il tempo di metterlo C4 perché cade prima. È vero. Da un tilt che non uccide ancora, up tilt che non entra fortunatamente. Ma sono sicuro che sia molto bravo ad abitarlo, ad evitarlo abitante. Oh, ma questo non è altrettanto facile da evitare. La down smash di Snake è quella di Falcon ma più forte, letteralmente. Sì, è vero. Prende cioè, quella forse, di Falcon. Forse c'ha un po' meno di range, però se no. Forse c'ha un po' meno di range, ma ti butta veramente in posti orribili la down smash di Snake. Sì, è vero, tra l'altro c'ha una cosa strana. Attenzione, tenta Spike, back air. Rompe il recupero, ma non è abbastanza. I frame di invulnerabilità salvano Snake. Side B. Banana Green in questo caso deve giocarsela molto tranquillamente, sì, perché assolutamente. Poteva essere true. Back air. Tenterà l'up B ancora. Banana Joe non sa come risalire. Abitante gli sta mettendo una tale pressione. 159 e ancora comunque non basta. Up air non uccide. Il juggle. Il juggle. E non va. Non va. Piattaforma in aria Snake. Sì, ma veramente. Attenzione, l'up B qui chiude. E va con un upper. Probabilmente si aspettava un knee e invece gli ha fatto la perdita. È stato molto bravo. Infatti va a portare questa partita in due pari. Due pari, ragazzi, arriviamo a game 5. Cavolo, spaventoso. Comunque questi due giocatori veramente si menano fortissimo. Assolutamente. Adesso e si va diretto su Yoshi Story. Aspetta, però perché Yoshi Story? C'è una storia dietro. Non so quanto può avvantaggiare effettivamente Snake. Non so che dirti. Forse non so quei bordini piegati potrebbero. Perché da quello che so Banaggio non piace andare su Yoshi Story. Vediamo come va. Forse lo sta sfidando. Ha perso una scommessa. Forse una scommessa. Adesso vuole risolverla su Yoshi Story. Granata. Dobbiamo renderci conto anche del fatto che Abitante prima se l'è giocata molto bene e l'ha ghimpato come un animale di continuo. Stavolta se non riesce non sarà altrettanto facile. È vero. Che poi se Snake con le sue granate riesce a portarsi in vantaggio di percentuale, parliamo di percentuale, praticamente può considerare il suo neutral vinto, perché è quello l'utilizzo delle granate. Mamma mia, che, comunque. Esatto. Sta portando su una percentuale imbarazzante. Adesso Banana Joe sta giocando molto poco safe. Soprattutto no. Si era tenuto il side B. Incredibile. Si era tenuto il salto. Imputtato un side B. Questo potrebbe costare una partita intera. Costargli la partita intera. Ma a meno che la riporta in pareggio. Il down air con l'hitbox particolare della cintura riesce a portare Snake via da Yoshi Story. Ci sta. A volte le combo finte salvano la partita. Esatto. 46% adesso di Snake a 41% di Captain Falcon. Quanto è close questa partita. Che poi tra l'altro anche Banaggio, match di prima si era buttato non una ma due stock, perché comunque l'air dog off stage gli è costato due stock. Sì. E non riesce col grab. Io c'ho un dubbio. Il grab c'è un momento in cui è invincibile mentre lo stai facendo. Ma che fa? Ma cosa fa? Non viene punito fortemente. Gli hanno rotto il joystick. Che è successo? E lo prende. Mi si è imputtato la seconda volta. E il incredibile! Una ginocchiata sugli Zebedei. Ma proprio Snake, così, proprio se la ricorderà tutta la vita. Non può più avere sì. bambini. Ha una granata in mano scuda. Snake. Che poi tra l'altro stai dicendo che ti ha interrotto? Stavo dicendo, non ne ho idea perché era una cosa completamente scorrelata. Il grab sì, ha... già, ti sto chiedendo se il grab in qualche momento, tipo io faccio un down throw, se mi cade in testa la bomba in quel momento, comunque il grab ormai l'ho fatto. Sì, assolutamente. Ok, sì. Ok.
Mamma mia. 99. Questa è la hitbox e viene spikato. Abitaint. Eccola. Butta qui. Fuori. Show the banana. Questa è un po' una redenzione di Abitaint che finalmente riesce a vincere. Ma è stato incredibile, cavolo. Queste ultime due game, pur essendo giocate in maniera impossibile.